Come sapete siamo reduci da quella bellissima iniziativa che sono state gli Dei. Gli Dei è stata per me un'esperienza esaltante perché ci ha consentito di toccare con mano quelli che sono i problemi della gente, ci ha consentito di capire cosa la gente realmente vuole e poi passare a quello che è la parte pratica, cioè attuare, cioè inserire nel programma che noi stiamo elaborando, abbiamo già ultimato, lo stiamo smussando e stiamo facendo anche sintesi perché tante sono le cose che la gente ci ha detto e quindi questa esperienza riteniamo di doverla poi codificare, mutuare, istituzionalizzare e faremo, quando amministreremo questa città, degli incontri periodici nei villaggi, nei quartieri, nelle nostre periferie, perché la gente ha bisogno di vedere l'istituzione, ha bisogno di sapere come va l'attuazione del programma e quindi i gazebo che noi abbiamo fatto in questo periodo elettorale verranno fatti anche dopo, magari vediamo, sceglieremo se l'ultima domenica del mese o la prima del mese, sicuramente ogni mese ci saranno dei presidi di persone che parleranno con la gente e trasferiranno quelle che sono le istanze della gente al palazzo. E questa è una cosa che ci tengo perché l'abbiamo toccato con mano, come la gente ti chiede cose semplici, la gente ti chiede da un lato i piccoli interventi di manutenzione, di pulitura, le buche, le scervature, quelle cose che sappiamo perché viviamo nel quotidiano queste emergenze. E poi la gente ti chiede una cosa fondamentale, lavoro. Ecco, se noi non sappiamo interpretare e capire che il lavoro ovviamente non può una pubblica amministrazione creare lavoro, ma può creare le condizioni perché ci sia lavoro. E allora noi dobbiamo avere chiaro un aspetto, qual è la ricchezza della nostra città, qual è stata la ricchezza che finora è stata mortificata della nostra città e abbiamo l'obbligo, il dovere di esaltarne quelli che sono i valori e i principi. E allora se noi sappiamo che da un lato abbiamo la piccola e media industria, l'artigianato, il commercio che va non mortificato come è stato ora, ma va aiutato in tante forme, che ora magari vedremo come pensiamo noi di aiutarlo. Dall'altro abbiamo la necessità di fare un grande progetto di valorizzazione del territorio, perché questo abbiamo e questo dobbiamo valorizzare, bellezze naturali, paesaggistiche, culturali, ma soprattutto il paesaggio. Il nostro paesaggio è unico, non ci sono città come Messina dove hanno lo stretto di Messina con lo Ionio, il Tirreno e noi il discorso di avere Scilla e Carichi, questa mitologia che ne ha fatto proprio dello stretto la sua caratteristica principale, noi dobbiamo ecco, non solo sposare ma capire che una città come Messina dove lungo la linea di costa e guardiamo i colli con Dinnamare, il giardino delle farfalle che egregiamente gestito dall'azienda Foreste, ma anche Pizzo Chiarino, andate a Pizzo Chiarino e vedrete che vi mettete in questo posto stupendo e riuscite a vedere e toccare con mano sia la zona ionica che la zona Tirrenia. Allora se abbiamo questo, abbiamo l'obbligo di valorizzare questo enorme patrimonio paesaggistico per farne la nostra ricchezza. Poi un altro aspetto, dicevo prima della piccola, salutiamo Giancarlo, prego, prego. Scusate l'interruzione. Mi manca la parola. No. Grazie di essere venuto. Siete a come? Ciao. Anche Antonio. Poi offro il caffè per tutti Antonio. Però non è giusto. Dicevo allora, abbiamo quindi la necessità di dare aiuto a quella piccola e media industria, artigianato, commercio che in questi anni è stato mortificato. Sapete, io sono anche molto concreto nella mia azione amministrativa perché questo ho fatto e ho cercato di dimostrare che una vera e concreta azione amministrativa dà risposte alla gente. E allora se esiste, la norma dice che esiste il SUAP, lo sportello unico, dove chiunque che deve aprire un'attività commerciale si deve rivolgere perché quell'ufficio che è preposto allo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche, noi faremo in modo che quell'ufficio funzioni, perché anche chiunque deve aprire anche un barbiere, un'attività magari di quel tipo ha bisogno di avere
l'aiuto e l'assistenza di un organismo pubblico come un'amministrazione comunale che si faccia carico di tutte le incombenze burocratiche, così come i tributi comunali, se vanno abbassati l'IMU, la TARI, la TASI, l'occupazione solo pubblico, perché il commerciante va visto come non un ostacolo, ma va preservata, perché quella la possibilità che noi abbiamo in questa città di incrementare, dobbiamo anche là intervenire per abbassare anche i tributi comunali. Dicevamo prima del discorso del programma, quindi abbiamo raccolto attraverso degli dei tutte le istanze della gente, li abbiamo inseriti nel programma, nei prossimi giorni avrete contezza di questo programma, abbiamo già dato notizia delle anticipazioni di quello che sarà il nostro programma. Se voi avete seguito alcune di queste anticipazioni avete già capito come noi intendiamo, con piccole azioni di buona amministrazione, fare subito capire che la musica è cambiata. E quindi quando si parla tanto di fronte mare, di waterfront, e voi vedete quanto in questi giorni ognuno porta le sue alchimie, progettazioni fantasmagoriche, io li chiamo arme di distrazione di massa. Chi vuole fare interramento della strada, chi vuole fare sopraelevate, chi vuole fare casinò nel palazzo comunale, ognuno cerca di dire le cose quasi per confondere le idee. Io penso che la gente non abbia bisogno di essere confusa, è già confusa di suo, e noi abbiamo invece l'obbligo di far capire come una buona amministrazione può realizzare quel waterfront, quella possibilità di guardare il mare. E allora abbiamo dato delle piccole idee, nel senso che se noi abbiamo la possibilità immediatamente di spostare gli approdi della rada San Francesco al vecchio porto storico, noi lo faremo, perché quel porto storico in questo momento abbandonato e degradato, a fronte del fatto che abbiamo 5 invasature non utilizzate, quella è una vergogna per questa città. Invito tutti ad andare per vedere in che stato si trova la stazione marittima, un luogo per me magico, perché è fatto, c'era il bar, c'era la biglietteria, c'era il giardino degli ulivi, c'era pure un piccolo centro commerciale con dei negozi che avevano creato con un fungo in legno lamellare, tutto abbandonato perché qualcuno ha deciso di spostare in altri siti quello che era il nostro porto storico. Allora noi ci dobbiamo interrogare, è possibile farlo? Sì, è possibile liberare questa città da chi in qualche modo ha cercato sempre di attingere a piene mani e non tanto mai? Ecco, allora la nostra amministrazione, facendo delle piccole azioni amministrative, riusciremo a creare quel waterfront a costo zero, perché non ci sono costi. Nel momento in cui tu sposti gli attuali approdi dalla rada San Francesco al porto storico, nel momento in cui tu liberi la fiera, e liberare la fiera significa farla utilizzare a tutti i messinesi abbiamo il diritto di andare a frequentare quei luoghi che ci sono stati chiusi e interdetti, perché anche lì qualcuno ha deciso che quel luogo non andava visto e non andava vissuto. Anche il discorso delle periferie, ecco, sapete quanto io sono molto legato ai borghi, ai quartieri periferici, alle zone che sono abbandonate da tutti, e ho dedicato forse poca attenzione al centro. Infatti qualcuno mi disse, ma ingegnere, lei ha gli dei al centro, a Piazza Viola, non c'è mai il Basso e Palazzo lì, a Pezzolo, in quelle zone montane e dimenticate? Sì, e anche quello c'è un modo di dare attenzione a quei luoghi che sono sempre stati dimenticati. E noi con quella idea di fare l'assessorato delle periferie non è soltanto un discorso così generico, è veramente una necessità di dare attenzione a quei luoghi. Infatti abbiamo citato l'esperienza di Antonio Presti, perché io con Antonio mi vedo, ci incontriamo, quell'esperienza di Librino perché è stata bella? Perché ha dato la possibilità di far capire come l'arte
non deve essere un fine, ma è un mezzo per far riscattare quella gente e quella popolazione. E quindi quando tu porti l'arte non serve portare il grande artista che poi esalta se stesso, a noi serve portare il grande artista perché quel grande artista insieme con quella gente di quel posto possa fare in modo che quell'arte serva a far riscattare quella gente. E noi lo faremo nei luoghi, nei nostri luoghi periferici, nelle zone abbandonate, nei nostri quartieri dimenticati, perché quella gente è ricca di umanità. Il sistema, il modello dell'Istituto Autonomo Case Popolari, gli ACP, è un modello fallimentare, è un modello che non funziona, perché tu non fai altro che trasferire degrado in una zona e lo porti in delle orrende palazzine. Noi quel modello non lo utilizzeremo, noi faremo in modo di trovare case, immobili che sono abbandonati, che sono i nostri villaggi, e lì faremo gli interventi di edilizia economica e popolare, lì faremo quelle piccole riprese di interventi di come possiamo chiamare, sistemazione, perché ci sono chiese, strade, abbeveratoi, fontane, e quegli interventi fatti in quelle zone a fronte di quelle case che vanno recuperate, riusciremo a dare risposte alle tante richieste abitative che purtroppo ci sono in questa città. Ecco, vi ho anticipato un po' quelli che sono i cardini della nostra azione amministrativa, li vedrete poi in maniera più esaustiva nel nostro programma che faremo, elaboreremo e vi faremo vedere nei prossimi giorni. Io, ecco, vi volevo veramente ringraziare della partecipazione, nonostante la giornata lavorativa, nonostante il tempo che non sia dei migliori, il fatto che siete voi tutti qua mi dà maggiore forza e mi fa capire come la città ha bisogno di un progetto serio e credibile. Grazie.